questo nuovo video. Oggi, come promesso, andiamo a provare una maschera per il viso. Oggi incomincio solo con una, infatti come vedete sono tutta struccata, perdonatemi. E la maschera che ho scelto per questo video è quella che mi è arrivata da Wish e che avete visto nell'ultimo video appunto dedicato allo shopping su Wish. Allora, la confezioncina era questa, è una maschera con il fango del Mar Morto ed è una confezione piccola, non c'è scritto sulla confezione quanti... Questo è l'interno, non c'è scritto sulla confezione quanti grammi o comunque ci sono all'interno, quanto contiene all'interno. E comunque piccole, secondo me va bene per 2 o 3 applicazioni. Non c'è scritto molto sulla confezione, adesso la andiamo a leggere insieme. C'è scritto che è anti-acne, che riduce i pori e che pulisce in profondità la pelle. C'è scritto anche che è 100% naturale minerale, con infusi detossificanti, con vitamine che aiutano ad avere una pelle giovane, insomma. E in realtà non c'è scritto altro, però sulla pagina dell'applicazione Wish di questo prodotto c'erano due informazioni che io vorrei darvi. Dunque, tanto per iniziare, sulla foto principale c'è scritto che il contenitore è da 250 grammi, però poi se si va a guardare sulle misure c'è scritto chiaramente, adesso non so se riuscite a leggerlo, che comunque nella confezione all'interno ci sono 10 ml, quindi la scatolina che avete visto. In più, sempre sulle foto, se andiamo a scorrere, ci sono la lista di ingredienti e io andandola a leggere vi devo dire che gli ingredienti sono tutti assolutamente splendidi, sono proprio bellissimi, sono perfetti. È una maschera, sarebbe una maschera assolutamente top, se non fosse che a metà, e voi da qui probabilmente non riuscirete a vederla, ma casomai vi lascio la foto in parte o non lo so, da qualche parte, a metà compare la parola dimenticone, quindi c'è a quanto pare un silicone in questa maschera. Io non lo so, come vi ripeto, su questa scatolina non c'è scritto nulla se non che c'è scritto sul fondo 100% naturale, ma sì, quindi in realtà non so. Sono due cose che cozzano, perché da una parte c'è scritto che è completamente naturale, mentre dall'altra c'è scritto ci sono gli ingredienti, sempre ammesso che le foto siano vere, originali e dello stesso prodotto soprattutto. E resta il fatto che se gli ingredienti sono quelli lì, sono ottimi, se non fosse per uno solo, purtroppo. Se invece non è quella, potrebbe essere peggio. Oppure potrebbe essere meglio, cioè senza il silicone. Comunque, andiamo a fare gli esperimenti sulla mia faccia. Questo qui è l'interno della maschera. Ha un profumo pazzesco, è buonissimo. È molto delicato, molto leggero, quindi non è fastidioso, però il profumo è davvero molto molto buono. Sa di pulito, non so come spiegarvi. Partiamo ad applicare la maschera. Io tolgo prima quello del tappo, è una fissazione mia avere il tappo pulito, non solo delle maschere in generale. Oh mio Dio. Il profumo veramente è fantastico.
Fantastico. Anche la maschera è molto... è piacevole applicarla. Non è difficile perché è molto... facile stenderla. Ok. Il mio viso ultimamente l'ho trascurato parecchio, sembro Joker con la bocca fuori e quindi insomma avevo proprio bisogno di una maschera. Evito di metterlo appunto sulla zona del contorno occhi perché questa qui è una maschera, da quello che c'è scritto, molto purificante. Allora, non spaventatevi, intanto io vi parlo un pochino. L'applicazione è assolutamente piacevolissima, si applica molto bene, si stende con molta facilità. E, in questo momento sento soltanto il profumo della maschera, che come vi dicevo prima è molto delicato, ma è molto piacevole. La sensazione in questo momento che l'ho appena applicata è buona, quindi insomma è piacevole tenerla su. Saprò dirvi altro tra 10-15 minuti quando l'andrò a togliere. Devo dire che il tappo è ancora praticamente pieno, ne ho utilizzato metà della quantità che c'è nel tappo, quindi ritiro quello che ho detto prima. Qui ci saranno almeno, non so, credo almeno 10 applicazioni. Perché davvero ne ho usata pochissima e lo strato è comunque piuttosto spesso, ma non troppo, né troppo fino né troppo spesso, insomma. E quindi la quantità, cioè quella maschera lì mi durerà una vita praticamente. Nel frattempo vi do una cosa da fare, cioè lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina così resterete aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Dunque, ho appena tolto la maschera, l'ho tenuta su circa 15 minuti. Quello che posso dirvi è che tutto il tempo nel quale ho tenuto la maschera è stato piacevole. Di solito quando utilizzo queste maschere molto purificanti, sento la pelle che a un certo punto comincia a seccarsi, a tirare, oppure comunque dei leggeri fastidi. Invece con questa qui devo dire che non ho avuto nessun problema. Non ho visto particolari cambiamenti nella pelle. In realtà non ho visto la pelle né più secca né più luminosa né più nutrita, quindi non saprei dirvi, forse devo utilizzarla più volte. Non so se c'è la necessità di utilizzarla o provarla più volte. C'è anche da dire che in questo periodo, in questo momento, la mia pelle non aveva bisogno di essere purificata. Della maschera in realtà ancora non ho un'idea precisa, proprio perché non ho visto questi risultati immediati. Però devo dirvi che mi piace un sacco. Il profumo mi piace un sacco, come si applica, mi piace un sacco come rimane sulla pelle. Il prezzo, non ve l'ho detto, è di 2 euro, cioè il prodotto è gratuito, quindi fa parte di uno di quei prodotti gratuiti, però che ha le spese di spedizione di 2 euro, quindi alla fine il prodotto costa 2 euro. Per questo prodotto, questa volta non vi darò il voto, ma vi aggiornerò o qui o su Instagram, ma credo di più su Instagram. Mi piace un sacco realizzare questi video con voi dove provo i vari prodotti da fare, insomma, un po' da cavia. Mi piace davvero tanto, mi diverte anche. E quindi, non so, ditemi, mi rendo conto che questa. Che questo video non è stato molto utile perché comunque non ho un'idea precisa, ma non so, lasciatemi scritto nei commenti la vostra impressione e ricordatevi di lasciare un mi piace per sostenermi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!